Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella di pane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola, acqua, lievito di birra, olio evo, sale e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito, lo zucchero e lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la semola, la farina di tipo 0, il sale e l'olio e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un piano di lavoro leggermente infarinato. Stendiamo un po' l'impasto. Adesso faremo 3 pieghe. Copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare per 15 minuti. Trascorso il tempo, stendere nuovamente la pasta. Rifacciamo adesso le pieghe. E riponiamo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per almeno 2 ore in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo trasferiremo in un piano di lavoro. Daremo la forma di una pagnotta. Adesso faremo un foro con un coppapasta al centro. Abbiamo formato così la nostra ciambella e con l'impasto rimasto faremo un piccolo paninetto. E lo faremo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la ciambella, adesso effettueremo dei tagli con una lametta. Spolverizziamo con la semola. Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 30-35 minuti circa o fino a doratura. La ciambella di pane è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. Ciambella di pane. Grazie e alla prossima ricetta.